ieri è stata una giornata di debutti, quello di Salvini, quello di Renzi. Le posso chiedere un'impressione su entrambi? Una volta nella Lega per fare carriera dovevi chiamarti Roberto, adesso in politica devi chiamarti Matteo. Tutte e due lo stesso giorno poi incoronati, no? Non credo nella cabala, però insomma nel caso sì, è di buon auspicio, soprattutto per il nostro di Matteo, mi auguro naturalmente, perché... Senta, ma e voi a questo, so che ormai un altro ruolo, però la Lega, l'invito che ha fatto Renzi a Grillo, ma indirettamente a tutte le forze politiche, di accelerare sulle riforme e quant'altro, vi sentite di aderire? O... gli inviti sì, per l'amor di Dio, però magari passare dalle parole ai fatti. Noi ci siamo astenuti, lo ricordo perché è importante, sul governo Letta, quando è nato, non abbiamo votato contro, ci siamo astenuti, la Lega si è astenuta perché abbiamo pensato che fosse interessante l'apertura sulle riforme. Letta disse: in 18 mesi faremo la riforma della Costituzione. Ne sono passati già 8 e non si è fatto nulla, anzi si è fatta la politica del gambero, perché il governo ha deciso di ritirare il disegno di legge di riforma del 138. Quindi siamo a meno 1, non a 0. E per cui sulle riforme ci mancherebbe altro, però insomma non è che il leader del maggiore partito della maggioranza può invitare gli altri continuamente ad aderire a qualche cosa che non c'è. Noi siamo opposizione, ci stiamo. Siamo disponibili a far parte di una maggioranza in Parlamento sulle riforme, sì, però il primo passo tocca al governo e finora è stato a zero. Quindi rinvio al Matteo 2, Matteo 1 è il nostro, Matteo 2 la richiesta, la proposta, dicendo: caro Matteo, basta chiacchiere, facci vedere qualcosa di concreto, se no... Sul tema dell'immigrazione, ieri Renzi ha proposto di abolire ancora la Bossi-Fini, ha parlato di Jussoni, insomma, su questi temi. Sì, su questo la politica della sinistra è chiara: aprire le porte e spalancare le porte. E come ha detto ieri il professor Borghi, che è intervenuto al congresso della Lega, chi vuole le porte aperte, le porte spalancate via i lucchetti? I ladri. No? Noi la pensiamo in modo diverso. Noi pensiamo che ci debba essere il presidio delle coste e che i flussi devono essere controllati e regolati. Già col 2014, insomma, il governo ha varato un decreto sui rimborsi elettorali. Allora, questa manovra vi preoccupa? Voi pensate... Beh no, un decreto che riduce del 25, poi del 50, poi del 75, cioè non c'è il taglio netto. Ma l'ha detto bene Salvini ieri, la cosa non ci preoccupa, perché è uno stimolo in più a tornare sul territorio, a investire sul territorio come solo la Lega sa fare, con i militanti, con le nostre iniziative per raccogliere fondi, le feste, i gazebo. Non ci preoccupa, anzi siamo il partito, il movimento meglio organizzato per fronteggiare questa decisione, che condividiamo naturalmente, anche se è stata un po' timida, perché si potevano eliminare da subito, invece noi eravamo d'accordo nel passare da 100 a 0, non da 100 a 75, poi 50, poi 25, poi 0 fra 4 anni, però è mancato coraggio. Ma mica tanti. In questo anno e mezzo io ho fatto una spending review interna alla Lega, per lasciare a Salvini i conti in ordine. Il bilancio è stato certificato da un ente esterno. Sì, sì. Bilancio 2012 è stato certificato. E quindi i conti sono a posto. Chiuderete con un pareggio anche del 2013. Abbiamo delle riserve, sì, ovviamente, però bisogna continuare con l'operazione di riduzione dei costi, concentrandosi sul core business, cioè la politica, lasciando perdere, tagliando tutto ciò che è contorno. Questa è la strada. Però ho lasciato a Salvini conti in ordine e quindi
sono molto soddisfatto di quello che è successo ieri. È una novità importante, abbiamo deciso l'abolizione totale dei ticket dal 2014 sui medicinali per cittadini lombardi over 65 anni con un reddito fino a 18.000 euro. Si tratta di 800.000 persone, 800.000 anziani che avranno un grande beneficio perché hanno bisogno dei farmaci. Abbiamo trovato questi soldi dal costi standard, dalla grande battaglia che abbiamo vinto sui costi standard. Una buona notizia, un'ottima notizia, un altro punto del programma realizzato. Sono molto soddisfatto di questa decisione. Riuscite a capire, Presidente, alla fine perché non hanno invitato al vertice antimafia? No, non è un vertice antimafia, è una seduta della Commissione antimafia a Milano per ascoltare varie persone che devono raccontare la loro esperienza e francamente sono rimasto meravigliato che il Presidente della Regione Lombardia, non tanto come ex ministro ma come Presidente del tavolo Lombardia che si occupa di Expo, non sia stato invitato. Il Presidente Bindi mi ha chiamato dicendo che è stato un errore, rimedieremo, però ben venga il rimedio, ma era veramente incomprensibile questa decisione. Accetta le scuse quindi? Ma sì, non serbo rancore nei confronti di nessuno, purché si risolvano i problemi.